Corsi Deborah, del ristorante La Perla del Mare di San Vincenzo, chef patron dal 1998. La prima ricetta di oggi parliamo di una compressione di scampi con delle cime di rape e un'estrazione di carota. Andiamo ad utilizzare degli scampi irlandesi che io uso anche all'interno del mio ristorante perché è uno scampo ad alta sostenibilità e soprattutto massimo rispetto per la natura, quindi per la natura marina. Andiamo a pulire il nostro scampo, quindi vado a dividere il corpo dalla testa. Allora, strizziamo bene, non ne servono tantissime perché il succo è veramente intenso, quindi bastano 4-5 teste. Vado a prendere il corpo dello scampo in modo da avere solo la polpa. Vado a togliere la vena interna, l'interiora dello scampo, molto accuratamente perché spesso e volentieri è presente anche sabbia, quindi non è piacevole. Adesso andiamo a mettere i nostri scampi irlandesi congelati a bordo con il metodo frozen at sea, quindi dove le loro proprietà rimangono proprio esaltate, e vado a metterlo nello stampo e li comprimo bene. Aggiungo giusto un pizzichino di sale. Appena un filo di olio e dopo andrò a cuocerli a vapore a 80 gradi per pochissimo, in modo che la carne rimanga compatta, giusto 3-4 minuti al massimo. L'importante è la temperatura, 80 gradi. Comprimo bene, metto gli scampi in forno. Giusto 3-4 minuti, non di più. Vado a terminare l'olio agli scampi, abbiamo già messo la spremitura delle teste degli scampi. Mettiamo l'olio. E mixiamo. Metto il mio olio di scampi in un piccolo contenitore in modo che sia più funzionale dopo per spennellarlo sopra lo scampo. Siamo alla parte finale, al termine del nostro piatto. Vado a spadellare velocemente le cime di rapa e ad acidurarle con 2 o 3 gocce di limone e poi andremo a impiattare i nostri scampi irlandesi dove crescano, diciamo, nell'Oceano Atlantico, nella baia di Portwine. Giusto appena appena di limone. Naturalmente le cime di grappa sono state prima precedentemente sbollentate, tuffate velocemente in acqua, bloccate in acqua e ghiaccio per mantenerli il colore, e adesso andiamo a rigenerarle velocemente per riprendere un attimino la croccantezza, che poi ci serviranno per oltre che per dare colore, perché comunque sia, ma dare proprio croccantezza al piatto finito. Andiamo a impiattare la nostra compressione di scampi. Allora, mettiamo lo stampo proprio al centro del piatto. Vedete che non è né cotto e né crudo, quindi l'importante per la riuscita del piatto è la cottura, 80 gradi, 4-5 minuti al massimo. Vado a spennellare subito il sopra dello scampo in modo che assorba l'essenza della spremitura, e vado a chiudere con la croccantezza della cima di rapa. Quindi
qui vado a sentimento, cioè metto anche un po' come loro vogliono stare. E chiudo con colore, che non deve mai mancare, appena appena, e poi la nostra estrazione di carota leggermente emulsionata con dell'olio extravergine di oliva. Il nostro piatto è pronto, non rimane che l'assaggio. Adoro i crostacei, ma gli scampi, wow, impazzisco. Adesso vediamo come sono venuti. È proprio come lo volevo, si sente il mare.